roghi sul Vesuvio, soprattutto nella zona di Ercolano e di Torre del Greco, una zona fortemente antropizzata dove le fiamme lambiscono delle abitazioni e molte famiglie sono state evacuate. Certamente che ho paura, anche perché siamo così vicini. Come dobbiamo fare? Io non sto dormendo proprio la notte, non si dorme più qua. Questo invece è uno dei tanti boschi, in questo caso di pini, che è andato letteralmente in cenere. Siamo a Bosco Trecase, a Trecase, quasi alla sommità del cono del Vesuvio. E i danni che vedete sono devastanti, un paesaggio lunare. Più di 70 ettari di vegetazione sono andati in fumo negli ultimi 8 giorni sul Vesuvio e le fiamme ancora non sono state domate. Nella giornata di oggi siamo al 10° giorno di roghi. Sono impegnati 3 Canadair e 2 elicotteri per spegnere gli incendi sul Vesuvio. Ci sono moltissimi turisti che sono stati evacuati perché le fiamme sono ancora pericolose e tantissimi cittadini che ancora devono fare rientro nella loro abitazione. E i turisti niente, si sono, cioè, li abbiamo dovuti mandare indietro e quindi ovviamente un danno anche per il comparto turistico. Avevamo 200 persone sopra. E si chiedevano, ma come mai, che è successo, non è successo, cioè non si rendevano conto nemmeno del pericolo. La procura di Trecase ha aperto un'inchiesta, il fascicolo reca questa ipotesi di reato, incendio doloso, perché si dice che c'è una mano criminale che ha appiccato gli incendi. Occorre capire se dietro questa mano criminale c'è anche una regia criminale e a che cosa punta questa regia criminale. Altri incendi in Campania, anche sul Faito, nel Parco Nazionale del Cilento. Insomma, la Campania brucia e tutto il dispositivo di sicurezza per spegnere gli incendi è oramai allo spasimo. Paolo Chiariello, Sky TG24.